con la mia cantante preferita e quindi parlava di perdono e cose varie, così. Bellissimo, visto il rapporto... Penso che questa canzone l'ho scritta e composta in un sogno, è nata in un sogno, l'ho sognato. Quindi a volte dormire fa anche bene, hai visto? Cioè, facciamo un applauso a Rowen! Non volevo che finisse così, non volevo che finisse così. Sulla manifestazione. Allora, le impressioni per me sì, assolutamente sì, i talenti ci sono, adesso vanno con un po' d'acqua piovana, con un po' anche di bravura da parte delle istituzioni, vanno coltivate, però i talenti ci sono. Appoggio. Sì, specialmente i ragazzi che hanno scritto le canzoni contro la mafia, sono stati emozionanti. Sì, sono già la settima edizione, me ne sono fatte quasi tutte, perché sono un grande stimatore di Rock dei Cellone, dell'iniziativa, poi tramite Gianni Zighi che ho conosciuto anche il Centro Tao, che è molto, un centro molto accogliente e che nell'ambito della creatività e del recupero anche delle iniziative originali dei giovani è un centro veramente molto interessante e molto importante a Palermo. Sono stato bene, la serata molto fresca, tutto sommato non c'è nemmeno caldo e nemmeno zanzare, e questo è importante. Lasciarci le sue impressioni sulla manifestazione. Sono molto bene, in questo momento sono ancora emozionato perché per il settimo anno consecutivo siamo riusciti a portare questi ragazzi sul palco, a condividere questa emozione, è una cosa che ci fa tanto piacere, veramente siamo contenti ed emozionati per loro. Un saluto ai ragazzi di Yam Online. E allora ragazzi, noi vi diciamo e a chi siamo naisa via, viva Palermo e Santa Rosalia! Terzo classificato. Federica D'Alessandro. Ok, brava Federica, bravissima. Vabbè. Eccola qua Federica. Può lasciarci le sue impressioni sulla manifestazione? Posso lasciarvi le chiavi della macchina, le impressioni. No, impressioni positive come sempre, bello, viva l'entusiasmo, viva l'originalità, viva il Centro Tau, viva Santa Rosalia e viva Salvo Piparo. Fatta così, cioè. Un saluto ai ragazzi di Yam Online. Yam. Secondo classificato. No Name. È ancora i No Name. Marcia Guerrier. Ok, ancora. Quindi da Pivona raddoppiano il premio da Prince e Pivona. Si ripagano la benzina con la seconda targa. Un saluto ai ragazzi di Yam Online. Yam Online, no, dai, cioè meglio di come stanno andando, troppo forti. Bravi, belli, bis, mi raccomando, sempre così. Grazie. Vincitore della settima edizione di Rock 10 Lode è Riccardo Borsellino. Applauso. Bravo. Doppio premio pure lui. Bello questo estraniamento quasi, ma che ci faccio qua? L'hai scritta tu la canzone? Bella, devi essere contento, tipo che non c'entrava niente. Puoi raccontarci le emozioni che hai provato in questa serata? Io ancora non ci credo, cioè io sono sceso dal palco che non mi ricordavo dov'ero. È stato bellissimo, soprattutto il momento dell'esecuzione. Spettacolare.